Partiamo dalla vittoria, importante, perché comunque regala i quarti di finale, però che sofferenza nel primo tempo. Ma io l'avevo detto già in settimana, il Verona è una buona squadra, organizzata, una squadra che ci ha fatto soffrire anche all'andata, quindi nel primo tempo abbiamo sofferto forse un po' troppo, poi nella ripresa credo che la qualità sia uscita fuori e la partita ha preso una piega diversa. Davanti a quasi... Loro sono stati bravi. Davanti a quasi 9.300 spettatori, un bellissimo colpo d'occhio. I numeri dicono che con Catanzaro erano di più, però a Catanzaro c'era una curva sud piena. Beh sì, c'erano anche gli ospiti, oggi purtroppo loro non hanno un grande seguito, per cui c'era gente dall'altra parte, però c'era una bella cornice di pubblico, è il pubblico di cui ha bisogno una squadra per andare avanti. Pescara non sarà testa di serie, da sabato giocherà contro una squadra, a meno che non venga sorteggiata l'Entella, che è ferma da più di un mese. Sono le teste di serie sono quattro squadre, una meglio dell'altra, quindi a prescindere se siano ferme o meno, sono squadre importanti, perché Crotone è un'ottima squadra, il Pordenone è un'ottima squadra, e quindi sono tutte squadre, Cesena è un'ottima squadra, sono tutte squadre importanti, per cui l'una vale l'altra sicuramente. È contento secondo lei Zeman che è qui vicino a noi? Non credo. Perché? Non credo, perché non mi sembra che ci abbia il viso contento, quindi non lo so. Ha messo qualche secondo ma sta provando a ridere. Sì, per farlo ridere. Non c'è da ridere, poi glielo chiederemo dopo. Hai visto che non è contento. Allora io le chiedo un'ultima cosa, Presidente, prima di una domanda da studio. Le chiedo la cosa più bella di questo Pescara, secondo lei? Oggi il pubblico. In generale? In generale nel secondo tempo si è visto qualcosa, nel primo tempo abbiamo sofferto troppo e abbiamo anche rischiato obiettivamente troppo per quella che è la forza della squadra. Con un campo così però, insomma, rispetto a Verona è tutto un altro secondo tempo. Lo vuole toccare il tasto? Sicuramente si può giocare con la palla a terra, quindi sicuramente è meglio per noi che giochiamo, cerchiamo di giocare a calcio. Una domanda veloce per il Presidente, abbiamo il tecnico Zeman. No, io oggi, veloce Fabio, vedendo la partita dallo stadio, dico che il Pescara è un giocatore che in questa categoria non c'entra niente, mi riferisco a Raffià, quindi faccio i complimenti alla società che lo ha preso, perché non riesco a capire come sia possibile che giochi in Serie C. Raffià, giocatore straordinario, dice Fabio, le fai complimenti per averlo portato in C. Ma ce ne sono tanti giocatori bravi, però devono essere secondo me meno innamorati della palla in qualche occasione, perché nel primo tempo abbiamo rischiato molto per questo motivo.